Buonasera, buonasera. No, stavo guardando perché con le luci della sera qua si sfalsa tutta la visuale, diciamo così, no? C'è penombra, c'è questa luce artificiale che ho messo dietro il telefonino. Spero che mi vediate abbastanza bene. A parte che l'importante è che sentiate, anche perché non è che vedere la faccia di Balsa poi possa far passare una serata diversa dalle altre, ecco, c'è chiaro. Allora, no, io mi sono informato, ve l'avevo promesso, con il mio collega Antonio Barillà della Stampa, che mi ha confermato che le due parti si sono riavvicinate, quantomeno hanno ricominciato a parlare, non del, parlo di De Ligt della Juventus, non del trasferimento, o meglio, sì, sempre della possibilità di passare al Bayern di Monaco, ma anche della, possibilità di andare a rinnovare questo contratto. Quindi di prolungare il rapporto fino al 2026, di rivedere la clausola rescissoria, di abbassare l'ingaggio da 8 più 4, io penso 8 più 2, adesso questi termini precisi che erano quelli che la Juve voleva mettere in atto prima che spuntasse il Bayern di Monaco, non so se corrispondano al vero, anche attualmente. Però insomma la Juve voleva rivedere tutto e De Ligt starebbe effettivamente valutando questa possibilità. Ora non so chi abbia fatto il passo per primo, cioè se il giocatore o la Juventus, ma vi confermo che le due parti stanno parlando in questo senso. Ho letto un po' di vostri commenti, mi aspettavo effettivamente una netta spaccatura tra chi vorrebbe tenere Matthijs de Ligt, chi invece vorrebbe che fosse ceduto per impiegare i soldi in un'altra parte, soprattutto da un punto di vista morale, non è piaciuto il comportamento di De Ligt in questi giorni. Sono d'accordo. Non è che sono qua a dare giudizio e mettere sentenze, ci mancherebbe altro, lungi da me. Mi sono basato su quello che ho visto. E quello che avete visto anche voi nel giorno delle visite mediche, un giocatore che dava la sensazione di non esserci con la testa, diciamo così, e quasi sembrava che si sentisse costretto ad essere lì a fare le visite mediche come gli altri, quella portiera sbattuta, questo cambio di direzione quando ha capito che non poteva esimersi dall'andare a fare autografi e selfie, ma se fosse stato per lui puntava dritto all'ingresso, o magari aveva pensato di fermarsi dopo, all'uscita, per carità di Dio. Ma erano tutti indizi che contestualizzati andavano a dimostrare la sua volontà di lasciare la Juve. Ci ha ripensato, ci sta ripensando, evidentemente sì, e a questo punto mi viene da pensare che sia solo proprio per un discorso tecnico, o meglio, unire il discorso tecnico, progetto tecnico della squadra con la possibilità di uscire l'anno prossimo ad una cifra più bassa e quindi avere più certezze di essere in uscita alla fine del prossimo anno. Come dire, vabbè, allora la Juve sta crescendo, stanno mettendo su una squadra competitiva, a questo punto io ci rimango, ho più chance l'anno prossimo di vincere qualcosa e soprattutto di giocare titolare, perché non essendoci più Chiellini, e avete visto insomma che il finale di stagione di Bonucci non è stato dei più rassicuranti dal punto di vista fisico, sicuramente De Ligt l'anno prossimo giocherebbe praticamente tutte le partite, se non quasi. Ecco, quindi più chance di giocare e quindi di vincere qualche cosa con una squadra più competitiva. Andasse male anche stavolta vado via veramente perché si abbassa la clausola, si abbassano le pretese della Juve e quindi è più facile per me approdare in un'altra squadra. Del resto a 22 anni uno può fare anche questo tipo di calcolo, questo tipo di discorso. Ci sta tutto, io sto cercando di entrare un po' nella testa del giocatore. Ecco, ci sta che ci sia un ripensamento. Con questa sfumatura anche però di natura mercato posticipato all'anno prossimo, però è chiaro che adesso lui deve fornire delle prestazioni, qualora dovesse restare, dovrebbe fornire delle prestazioni di un certo livello, decisamente o comunque un po' superiori a quelle che mediamente ha fornito nella passata stagione. Ecco, poi siamo tutti d'accordo nel dire. Si risolve un problema per la Juve, nel senso che la Juve non deve andare a pensare a prendere un altro centrale di alto livello,
almeno per un anno la Juve non ci pensa, tra un anno se ne riparla e si vedrà. Ci sta tutto, ragazzi, cioè, attenzione, voglio dire, sono quelle situazioni in cui sostanzialmente caschi in piedi, nel senso, non l'hai venuto de Ligt, ma de Ligt ti resta a te, in organico, con la speranza che faccia una stagione strepitosa. Io lo cito, vabbè, non c'è niente di male a citarlo, no? Luciano Moggi, che credo che sia comunque un assoluto fenomeno sull'operazione di mercato, e che ha recentemente dichiarato che se fosse nella Juve, a prescindere da De Ligt, si butterebbe su Bremer e poi eventualmente su Zaniolo. Cioè la priorità dovrebbe essere Bremer. In questo non disdegnando quindi un'ipotesi di una coppia centrale formata da De Ligt e Bremer. Pensate un po'. Ma lì siamo nell'ambito dei fuoriclasse. Siamo nell'ambito dei fuoriclasse del mercato. Poi, per carità, magari l'hanno pensato anche alla Juve. Non voglio dire di no, ci mancherebbe altro. Però il suo modo di pensare era sempre questo: cioè vado a prendermi il pezzo migliore che c'è in giro e che mi manca, da affiancare ad altri pezzi migliori che ho già. Questa era la sua filosofia. E riuscire a prenderlo senza dovermi svenare, a parte quell'anno in cui arrivarono Buffon, Thuram e Nedved, ma fu venduto Zidane, ok? E cercare di prendere il meglio e spendere il meno possibile. Questa era la sua filosofia e credo che abbia pagato abbastanza. Oddio, ha pagato in diversi modi, diciamo così, però parlo dal punto di vista calcistico delle conquiste che ha avuto e che ha ottenuto Juve di Moggi in campionato, perché poi anche lì in Champions qualcosa evidentemente non funzionava. Vabbè, credo che parlino chiaro. Però su Bremer c'è sempre il discorso legato all'Inter, su Zaniolo c'è il discorso legato alla Roma, che insomma, chiaramente vuol far fruttare al massimo il cartellino di questo giocatore. Io penso che alla fine la Juve, dico, mi sbilancio un po', ma credo che alla fine Zaniolo verrà preso dalla Juventus. Credo, non ne sono convinto al 100%, ma credo che alla fine questa operazione si farà, a meno che non ci sia un ripensamento di Zaniolo tipo De Ligt, a fargli dire vabbè, resto qua perché il progetto adesso mi interessa, eccetera. Ma non tutti hanno questi ripensamenti. Sinceramente, ragazzi, la questione Morata mi sta facendo spaccare il cervello, perché vi garantisco che quello che vi ho detto arrivava praticamente da un millimetro al giocatore, non è la moglie. No, comunque no, non posso rivelare, però arrivava un millimetro, un metro dal giocatore, quello che vi ho detto, cioè la sua volontà di rimanere all'Atletico Madrid. Adesso sento e leggo che si dice che c'è una nuova riapertura dell'Atletico a trattare per il prestito di Morata. E scegliamo la via di mezzo? L'Atletico magari apre alla trattativa, bisogna capire se Morata ci sta alla riapertura di questa trattativa. E su questo grande interrogativo vi do appuntamento a domani con il primo dei due video che, come ogni giorno, realizzo. Ciao, iscrivetevi al canale e basta. Iscrivetevi al canale e guardate. Ciao, 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 ciao.